Shalom Aleichem, cari ebrei. Oggi mi sta facendo studiare il Masechet Shabbat da Samer Gimel. Ora iniziamo dalla Mishnah, sette righe di sopra. Lo yetzea ish lo besaif, un uomo non deve uscire il Shabbat per strada con una spada, ve lo be keshe, né con un arco, ve lo be tris, né con uno scudo, ve lo be ala, né con una mazza. Potete vedere Rashi sopra, la seconda riga. Be ala, mazuka. Mazuka in portoghese antico, però in italiano è mazza. Infatti la parola ammazzare vuol dire uccidere a colpi di mazza. Velo veromach, né con una lancia o con un giavellotto, ve miazzach hayo chatat. Però se è uscito portando uno di questi oggetti e ha trasgredito il divieto della Torah. Rabbi Eliezer omer tachshitin lo. Rabbi Eliezer invece dice che sono ornamenti. Ve chachamim omrim enan ela lignai, veramente causano solo disonore. Sheneimar Vichititu harvotam leitim vichanitoteem le mazmerot. E batteranno il ferro delle spade per trasformarle in cecchi. Generalmente traducono in vomeri d'aratro. Però non credo che è corretto. Prima di tutto perché il vomero d'aratro è un utensile molto grande e pesante, e invece le spade sono piccole e non c'è molto materiale in una spada. E poi anche perché veramente. Il team generalmente è una vanga per scavare. Vichanitoteem le masverot, e le loro lance in roncoli o in cesoie da sfrondare per tagliare i rami. Velo issa goy goy cherev, velo il medu od milchama. Nessun popolo non userà la spada contro un altro popolo. E non impareranno più i metodi di guerra. Birit Tehorah, Biozimba, Beshabbat. Birit, abbiamo già visto, questa è una giarrettiera, è una cinghia per tenere le calze delle donne che sono nascoste. Biozimba, Beshabbat, è permesso uscire con ciò Beshabbat. E Kvalim Tmeim, invece, come delle catene che reggono, che sono attaccate alle giarrettiere e sono impure, vengono in Shabbat. Dice la Gemara, mai be'alah kulfa. Kulfa, come abbiamo detto, è una mazza. E le volte erano mazze avevano come dei chiodi. A parte che erano pesanti, ma anche avevano come delle punte per aumentare il danno. Rabbi Eliezer Omer, Tachshitin en lo. Tania, Amru Rabbi Eliezer, Vechi me'achar Tachshitin en lo, Mipnei mai en betelin mot HaMashiach. Perché verranno annullati nell'era messianica? Amarla è, le fiche non sechin, poiché non saranno più necessari. Sheneimar, lo issa goi goi, cherev, eccetera. Vitiave le noi be'alma. E perché non consideri che siano esposte come ornamenti e non come armi. Amar Abaye mide dava ashraga betiara. Sì, ma veramente se sono inutili, sono perciò come se uno va con una lampada in pieno giorno alla luce del sole che non giova a nulla. Upliga de Shmuel, e ciò è un'opinione contraria a ciò che ha detto Shmuel. De Amar Shmuel En ben olam hazeh nevuot HaMashiach, ela shiabud malchuyot bilvad. Scusi, shiabud galuyot, qui dice. Generalmente è shiabud malchuyot, ma qui dice shiabud galuyot. E la differenza tra quando verrà il Moshiach e adesso è che quando verrà il Moshiach i popoli non soggiogheranno, non potranno più soggiogare il popolo ebraico. Il popolo ebraico sarà completamente libero da qualsiasi autorità tranne quella di Hashem. Sheneimar ki lo yachda levio mikerev haaretz. E siccome la Torah dice che è come una legge assoluta, che ci saranno sempre poveri, è quello che dice qui, che non mancheranno mai, ci saranno sempre poveri. E perciò è come se i tempi non cambieranno mai. Misael Rabbi Chiya bar Abba, da Rabbi Chiya bar Abba, kol ha-nevi'im lo nitnabu ela l'mot ha-Moshiach. E tutto ciò che i profeti hanno profetizzato è solo riguardo il Mot HaMashiach, ma l'Olam HaBa
riguardo all'Olam Abba, Ain lo ra'ata Elohim zulatecha. Nessuno non ha mai avuto occasione di vedere, sapere e di avere un'idea di ciò che sarà Olam Abba, tranne Hashem. Vika de Amre, Amru la Rabbi Eliezer, Vechim achar de tachshitin elo, mipnema en betenin lumot HaMashiach. Se, siccome sono dei, come ornamenti, perché allora verranno obliterati quando verrà il Moshiach? Amarla è apri molto Moshiach in Ambitelin. Veramente, anche quando verrà il Moshiach, non saranno annullati, perché le nazioni combatteranno ancora una con l'altra, e tranne il popolo ebraico che avrà pace sempre, per sempre. Hanno di Shmuel, questo ciò è un'opinione come Shmuel, la stessa opinione come Shmuel. Upliga di Rabbi Chia Bar Abba, questa è la stessa opinione come Shmuel, e l'opinione contraria a ciò che ha detto Rabbi Chia Bar Abba. Amar le Abai le Rabdimi, ve amri la le Rav Avia, ve amri la Rav Yosef le Rabdimi, ve amri la Rav Avia, ve amri la Abai le Rav Yosef. Ma itame di Rabbi Eliezer, qual è la ragione che ha detto Rabbi Eliezer così? Da Marta, che ha detto Tachshitimelo, che sono come ornamenti, dechtiv, chagor chabecha al yarech gibor hodcha vadarecha. Metti la spada al tuo fianco, lega, cioè fissa la spada al tuo fianco, e tu eroe, e che questa è la tua tuo splendore e la tua magnificenza. Amale Rav Kahana le mar bred Ravuna. Hai, Divretora Aktiv, questo si riferisce a Divretora, non una vera spada. Amarlei gli disse, rispose, Emi Kretzem De Pshuto, che un testo biblico, anche se esposto esegeticamente, non perde mai il significato letterale. E perciò sempre mantiene il significato letterale, e ciò che è evidente dal testo stesso. E perciò, anche se si spiega in qualsiasi maniera esoterica e anche come Midrash, eccetera, eccetera, però il significato essenziale rimane sempre. Amar Rav Kahana, disse Rav Kahana, Kada vina bar Tamne Sarik, quando avevo 18 anni, veava Gamirna lele kula e Shas, ho terminato di studiare tutto il Shas, tutto il Talmud, ve lo ave Yadana de Emi Kratzen di Pshuto, e non sapevo questo. Che è Mikra Yotzem de Pshuto, che un testo biblico mantiene sempre il significato letterale. Ad Ashta, e fino adesso non sapevo questo. Maika Mashmalan, che cosa vuole insegnarmi questo? Quello che ha detto che non perde il senso letterario, letterale. De Ligmar Inish Gadar Lisbar. Che una persona deve prima studiare e deve sapere tutto lo studio, e poi può cominciare a ragionare, a cercare di capire la profondità degli insegnamenti. Siman Zarut. Zarut sono un mnemonico di quattro lettere che rappresentano i quattro saggi che adesso la Gemara menzionerà, ciò che loro dicono. Amra Birmi Amra Milazar. Shnei Talmidei Chachamim Amechadim Zeh VeZeh BaHalacha. Se ci sono due saggi che si affilano la loro saggezza, la loro intelligenza, si intende per affinare la loro comprensione di ciò che studiano, e lo fanno solo per imparare, per cercare di studiare la Torah, ma non per cercare di dimostrare che sono saggi, e mentre studiano Balacha, studiano Alacha, Akushbohu Matzliach Lahem, Akushbohu le aiuta a avere successo. Shenemar, Vadarcha Tzlach, col tuo splendore abbi successo. Alti Kre Vadarcha Ela Vechadetcha. Non leggere Vadarcha, il tuo splendore, bensì il tuo affilamento. Velo Od Ela Sholin Nigdula. E non solo ciò, Ela, bensì anche vengono sollevati a preeminenza. Sheneimar Tzlach Rechav, che tu abbi successo, e ci scrive in continuazione nel Targum, che dice
che tu cavalchi su un puledro reale. Yachol afilo shelo lishma, cioè la Gemara chiede se ciò sia vera anche se loro o uno di loro studia non per studiare la Torah, per compiere la mitzvah, bensì per una ragione laterale, per qualsiasi interesse, o per onore, o per qualche altra qualsiasi ragione, o per denaro. Talmud Lomar, perciò viene a insegnarci il versetto al Dvar Emet, solo per verità, ciò perciò si intende solo veramente vuole studiare la Torah perché è una mitzvah, perché Hashem ha comandato, ma non perché ha ulteriori motivi. Yachol Megis Dato, e forse anche quando si è diventato orgoglioso, Talmud Lomar Van Va Tzedek, e con l'umiltà di un giusto. Veimo Sinken, se perciò si studiano così, in questa maniera, Zochine Torah Shenitna Bi'emin, e avranno il beneficio di sapere la Torah che è stata data con la mano destra, allegoricamente naturalmente. Shenemar Vetorcha Nuraot Yeminecha, e la tua mano destra insegnerà cose imponenti. Rav Nachman Yitzchak Amar, Zochine Dvarim Shenemru Bi'emina Shel Torah, e goderanno di sapere so cose che sono state, che sono al lato destro della Torah. D'amar Rava Bar Rav Shila, d'amri la Amrav Yosef Bar Chama, Amrav Sheshet, mai dichtiv Orech Hamim Bivina o Bismola o Shel Chavod, che al lato destro c'è longevità e al lato sinistro ricchezza e onore. E infatti quando uno prega Shemon Esre, la Tfilat Amida, può scegliere se vuole longevità, si intende sapienza della Torah. Perciò uno che vuole longevità, si intende sapienza della Torah, quando prega la Tfilat Amida deve girarsi un po' più verso destra, invece essere direttamente in direzione di Mizrach, e se invece vuole ricchezze e onore deve voltarsi un po' più verso sinistra. E la chiede la Gemara, era bimina orech yamim ika oshev chavod leka, vuoi forse dire che uno che vuole studiare la Torah e veramente intende solo l'ishma, è l'unico scopo di sapere la Torah senza nessun motivo ulteriore, allora avrà solo questo, però non avrà Oshem Chavod, non avrà né ricchezze né onore? Perciò dice Gemara, no, ela le maiminim ba orechemim ika bekol shken Oshem Chavod, non solo che avrà longevità ma anche avrà ricchezza e onore. Però la masmelim ba, però quelli che cercano invece solo l'onore e le ricchezze avranno solo quello, però orechemim leka, però non avranno longevità, si intende la chokhmah della Torah. Amar Birmia, Amar Shimon Lakish, shnei talmidei chachamim anochim ze laze be'alacha, HaKadosh Baruch Hu makshiv lahem. Se due saggi si comportano in maniera piacevole uno con l'altro, Hashem li ascolta, li ude. Shenemar az nidberu yirei Hashem, il versetto dice, per esempio, questo è scritto in Pirkei Avot, az nidberu yirei Hashem ish reu v'yakshem Hashem v'yishma v'yikatev sefer zikaron lefanav l'yirei Hashem choshev shemo, az nidberu yirei Hashem, che non c'è scritto dibru, hanno parlato, nidberu hanno parlato uno con l'altro perché non piacevano uno con l'altro, avevano piacere conversare tra di loro, studiare Torah tra di loro. Perciò, in questo caso, v'yakshev v'yishev v'yishma, e allora Hashem li ascolta. En dibur el anachat, quando c'è scritto nidberu, si intende solo in maniera piacevole, un tono piacevole. Shenemar yadber amim tachteno, che Hashem soggiogherà i popoli sotto noi. Ma in questo senso si intende con umiltà, che saranno umili, li soggiogherà perché avranno umiltà. Perciò qui si intende nidberu che sono umili. Mai lo chashuvishmo, cosa intende che loro pensano del nome di Hashem?
אמר רב עמי, אפילו חישב לעשות מצווה ונאנס, ולא עשה, anche se aveva mente di aveva intenzione di compiere una mitzvah e per forza maggiore non ha potuto compierla, ma lei l'aveva capito chi lo sa. E il versetto dice, ci insegna che con tutto ciò è considerato come avesse compiuto quella mitzvah. Amarochina baridi, quello se mitzvah che mamara è massimo tov solo traot. Colui che compie la mitzvah in maniera corretta, esattamente come prescrive la halakha, che compie tutti nei più piccoli dettagli, non gli porteranno mai brutte notizie. Shenemar, shomer mitzvah lo yedat varra. Colui che compie la mitzvah, osserva la mitzvah, non saprà mai di una cosa negativa. Si intende qui di brutte notizie. Amar Ravasi, vitema Rav Hanina. Afir Akshbohu gzer gzera umevatla. Anche se Akshbohu ha decretato un certo decreto, lui lo può annullare quel decreto di Hashem. Shenemar, Bashar Varamelech Shilton, mio marlo matase. E quando c'è un decreto del re che ha il potere, chi gli può dire che cosa fare? E perciò dice qui, chi può dire che cosa fare, vuol dire nel senso che può dire sì che cosa fare, cioè può dire a Hashem cosa fare. Vesamelech Shomer Mitzvah, siccome c'è scritto un po' di questo Shomer Mitzvah, uno che osserva la Mitzvah, perciò dice lo da ciò impara lo idat varra, che non saprà mai nulla di male, cioè non gli daranno mai nulla di male, cioè non gli porteranno brutte notizie. Amarav Abba, Amarav Shimon Melakish, shnei talmid chachamim makshivim ze laze b'alacha, Akadosh Baruch Hu shomer lekulan. Due saggi che si ascoltano l'uno l'altro, che hanno piacere di sentire uno ciò che dice l'altro, vuole ascoltare quello che dice l'altro, non c'è. Sapete, conoscete, ci sono persone che quando parlano con gli altri parlano sempre loro, non sentono mai quello che dicono gli altri, sentono solo ciò che dicono loro. Invece qui si tratta di un saggio che veramente vuole ascoltare quello che dice l'altro saggio, perché sa che l'altro saggio dice cose di saggezza, cose intelligenti, cose giuste. Allora anche Hashem li ascolta. Shenemar, Ayushev Bagadim, Chavrim, Akshivim, Lekolech, Hashmini. E colei che siede nei giardini e Chavrim, generalmente intendo i saggi, ascoltano la tua voce e fammela sentire. Vim Elo Sinken, Gormim Shchinar, Shemistalek, Misrael. Se invece non vogliono ascoltare uno che dice l'altro, ciò che dice uno e l'altro non vuole sentire, causano che la presenza divina, la manifestazione divina di Hashem, e svanisca dal popolo ebraico. Sheneimar, brach dodi, udmer chalitzui, scappa mio signore. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, shnei talmidei chachamim amadgilim ze laze b'alacha, amadgilim come si tiene come una bandiera in halakha, Akadosh Baruch Hu ohavan. E adesso spiega cosa intende Madgirim. Shenemar vidiglu alai ahava, nel senso, come ho detto, diglu è come una bandiera. E dice Rashi, a Madgilin measfin ze e ze, si radunano, domrin boven il mad, e vieni nel mod, c'è scritto qui, not il mad, vieni a studiare, venavin ben sheneno, e cercheremo di capire, e uno aiuterà l'altro per cercare di capire meglio. O in venlano rav le lamino, qui si tratta che non hanno un rabbino o un maestro per insegnarli, e perciò cercano di imparare da soli, e perciò si aiutano a vicenda per studiare meglio. E perciò qui il madgilem, nel senso che come c'erano le bandiere nel deserto, erano per radunare il popolo, anche qui dice vieni e studiamo assieme. Amarrava behud yad tsurata deshmata, però questo è a condizione che loro sanno cosa vuol dire e conoscono lo studio e capiscono e hanno un'idea abbastanza buona dello studio, non è che non sono completamente ignoranti.
והוא דלת להו רבה, רבה במטה, למי כבר מיני. פרו קוסטה קונדיציוני, כנון שם, הוא רבינו, עם כולה שיטה, הוא מייסטרו כלי פה אינסיניארי. אמר רבי האבא, אמר רב שמעון בן לקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. כולוי כפרסטל דינארו, כולכונו כ... ביזוניוזו, la sua mitzvah è più grande di colui che dà tzedakah, che dà via il denaro completamente, perché la persona che presta il denaro causa che la persona che ha preso il prestito si sente più a suo agio, perché sa che lo può restituire, non ha non l'ha causato una vergogna o non ha causato un'umiliazione a quella persona. Umatil bekis yoter mikulan. E dice, spiega Rashi che Matil Bekis vuol dire che quella persona gli presta per fare un affare e si dividono i guadagni, cioè diventano soci. Perciò quella persona che prende il prestito si sente assolutamente a suo agio, perché sa che quello che guadagnerà è guadagnerà perché ci ha lavorato, perché si è sforzato per guadagnare quel denaro e non è che l'ha ricevuto in regalo. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, הוא חרגהו על מותניך. אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. Se un saggio è si vendica come un serpente, allora si intende qui che può essere suo vicino. Però se è un ignorante che è un hasid, cioè che vuole essere più religioso del Papa, allora non abitare nelle sue vicinanze. Amar Rav Kana, Amar Rav Shimon ben Lakish, Vamrila Amar Rav Asi, Amar Resh Lakish, Vamrila Amar Rav Abba, Amar Rav Shimon ben Lakish. Kolam gadel kelev rabbe betoch beto, mona hasid betoch beto. Colui che ha un cane cattivo nella sua casa o fuori dalla casa, e impedisce al chesed, alla magnanimità di Hashem, che abbia bracha, che Hashem gli mandi benefici o brachot dalla sua casa. Sheneimar, perché c'è scritto, Kamas, buttiamo il daf, Mereu, חסד. Dice Gemara שכן בלשון יוונית קוראים לכלב למס. In greco un cane viene chiamato למס. Veramente non so, forse è un dialetto, perché normalmente in greco antico il cane è kion, e in greco moderno è kuon. Sarà forse, non so, un dialetto diverso di greco che dice qui. Però comunque dice che se c'è un cane, mereu chesed, manca la parola porta via. Perciò Rashi spiega che siccome c'è la mem del primo del reu, mereu, dal tuo vicino, vuol dire che porta via il chesed dal reu, dal tuo prossimo. Cioè colui che tiene un cane cattivo impedisce alla gente di venire a casa sua per chiedere elemosina, per chiedere tzedakah, hanno paura di avvicinarsi, perciò siccome non vengono a chiedere tzedakah, anche Hashem non darà tzedakah a lui. Rav Nachman bar Yitzchak amar, afurek mimenu yirat shamayim, e anche abbandonerà il timore di Hashem, shenemar virat Hashem yazov, irat shakai yazov, e abbandonerà il timore di Hashem. Ait, la Gemara racconta una storia. Ait et ha'daila le'ahu beita le'meifa. Una donna che è andata a una certa casa per cucinare il pane, perché a quei tempi non ognuno aveva un forno come oggi. Navach ba kalba, e quando si avvicinò ci fu un cane che abbaiò contro lei. Ita akar vlada, e il suo feto si spostò, si smosse. Amarla mare de beita, il padrone di casa gli disse: lo tirdeli, de shakir nive, de shakir tufre. E non aver timore, perché
Ho tolto gli artigli e le zanne da questo cane. Amra lei, scolti voteha, bishadi achisri. Prendi la tua bontà e gettala sui cespugli. Kvar nad vlad, poiché il bambino, il neonato, cioè il feto, ormai si è spostato, perciò ho abortito. Amar Ravuna, mai dire, vediamo un altro, perciò la Gemara ci insegna che non è bene avere un cane cattivo in casa, un cane che abbaia. Amar Ravuna, mai dirtiv, smach bachur bialdutecha, vetivcha libcha bimei bacharutecha, והלך בדרכי ליבך, ומראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua giovinezza, e che gioisca pure il tuo cuore durante la tua adolescenza, e cammina pure nelle vie dove ti conduce il tuo cuore, e segui ciò che tu vedi, ma sappi che per tutte queste cose Hashem ti chiamerà in giudizio. Perciò dice Gemara, Ad kan divrei yetzer hara, mikan velech divrei yetzer tov. Cioè la prima parte è ciò che gli dice l'istinto del male, però quello che dice Vedà che al kolere viachar okim mishpat, che per tutte queste cose Hashem ti chiamerà in giudizio, questo lo dice l'istinto del bene. Rish Lakish amar, Ad kan divrei Torah, mikan velech le masim tovim. Invece Rish Lakish interpreta questo versetto che la prima parte si tratta di Divrei Torah e la seconda parte si tratta di Masim Tovim, di azioni di beneficenza. Dice la Mishnah, Birit Teorah. Birit è una giarrettiera, già abbiamo visto questo prima, che serve per tenere calze. Amar Rav Yehuda, Berezo e Tzadah. Rav Yehuda dice che Birit è un bracciale che si mette sul braccio. E abbiamo visto questo nella Torah, la Torah lo menziona quando gli ebrei sono andati in guerra contro i Midianim, perché avevano causato agli ebrei di peccare in tutta la faccenda di Bilaam. E Tzadah è menzionato tra il bottino, e siccome c'è scritto lì che dovevano purificarsi, perciò da ciò si impara che Tzadah è uno strumento ornamentale che è suscettibile a impurità. Beh, Tosafot veramente non è d'accordo e porta un'altra dimostrazione. Come prendiamo il chat normale di Rashi? Mati Rav Yosef. Rav Yosef chiede: Birit Teorah v'yotzeh b'Shabbat ve'ilu etzadat me'ai? Che vuoi forse dire che Birit, questa giarrettiera, è pura, invece questo bracciale del braccio è impuro? Che differenza c'è? Risponde Gemara, Ach chiamar birei tachat e tzada omedet. Adesso la Gemara spiega ciò che ha detto Rav Yehuda, perché Rav Yehuda ha detto birit zo e tzada, e la birit è un bracciale, perciò la Gemara spiega che questa birit, questa giarrettiera è il luogo di un etzada, di un bracciale, che ha lo stesso scopo come il bracciale si mette sul braccio, anche la birit si mette sulla gamba, la coscia della donna per tenere le calze. Adesso, per capire un po' meglio questo, per quale ragione uno può uscire con questa birit di Shabbat, anche è pura e anche può uscire di Shabbat, mentre Kvalim, dice Mishnah, non si può uscire. E la Gemara dirà adesso che Kvalim sono come Birit, sono due, però hanno una catena tra di loro. Che differenza passa? La differenza è che lo Tosafot spiega meglio, perché senza Tosafot ovviamente è difficile capire cosa si tratta qui. Che secondo che questa Birit, questa cinta che si mette per tenere e le calze è veramente non è un ornamento perché è nascosto e non è un utensile perché la donna non usa questa giarrettiera per il suo uso personale direttamente, serve per
per la calza, non per la persona. Stiamo parlando dal punto di vista dell'Alakha, non dal punto di vista logica normale, come uno direbbe, certo la persona lo usa. Sì, è vero che la persona lo usa, però lo scopo essenziale è per mantenere la calza al suo posto, perciò non è per la persona direttamente, è indirettamente. E veramente lo può portare perché parte dei suoi indumenti, perciò lo può portare il Shabbat. Mentre invece Kvalim sono come due oggetti, però siccome sono ornamentali, il pericolo è che la donna potrebbe torgerseli addosso per far vedere la sua amica, perciò questo spiega Tosafot, e questa ragione non è permessa. Yativ Rabin veravuna kamed Rabirmia. E Rabin e Ravuna erano seduti davanti a Rabirmia. E c'è chi che nota che Ravuna era il saggio grande, abbastanza più grande di Rabirmia. È strano dire che Ravuna era seduto davanti a Rabirmia. Però forse si tratta quando Ravuna era giovane e stava ancora studiando. Comunque, Viati Ravirmia vi kaminamnem e Ravirmia si è addormentato. Viati Ravimi chiamar e Rabin disse Birit beachat e Kvalim bishtaim. Birit è una giarrettiera e Kvalim è anche sono due giarrettiere collegate con una catena, però sono decorative perché la catena è d'oro. Amarle Ravuna elovelo bishtaim. Non ha senso per andare solo con una giarrettiera. Si tratta indubbiamente che sono due, sono due gambe, perciò sono due giarrettiere. Un batilin shalshal bene, e collegano, perciò quando collegano con la catenata di loro diventano kvalim. Cioè Ravuna spiega, venasu kvalim, e diventano kvalim. Cioè questi kvalim sono anche due giarrettiere esattamente uguali, solo che dal momento che collegano queste giarrettiere con la catena, diventano, si chiamano Kvalim. Vishalshala Chebo Mashvi Alei Mana. E la catena lo rende come un utensile decorativo. E perciò non è permesso di uscire con questo Shabbat. Vechite ma che Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Se vuoi dire che questo è secondo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, diamo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, diamo Rabbi Yochanan. Minaile Mashmia Kol Bi Klei Matachot Shavutame. Da dove sappiamo che uno strumento, un utensile che crea un suono, e per il fatto che crea un suono è suscettibile a impurità, poiché c'è scritto Kol davar asher yavo ba'esh, siccome c'è scritto davar, davar vuol dire anche parola, e come la parola, una persona dice, è un suono, anche uno strumento che crea un suono, perciò e diventa suscettibile a impurità. Abbiamo già studiato questo alcuni da più in fa riguardo a una campana che, siccome crea dei suoni, perciò è suscettibile a impurità. E perciò vuol dire che anche questa catena tra le due giarrettiere che crea un suono, perciò è suscettibile a impurità. Spiegamela. Lì nel caso della campana, Kabaula le cala. Cavit Maese, lì riguardo alla campana, la persona ha bisogno di sentire il suono della campana, questo è lo scopo della campana, e Cavit Maese fa un'azione, crea un'azione. Acha mai Maese Cavit, che azione compie qui questa catena? Spiega Mara, Achanami Cavit Maese, veramente anche qui crea un'azione. Diamar Rabba, adesso la campana spiegherà. Diamar Rabba, Vachana, Amar Vachana, Mishpacha Chata, Yerushalayim, Shayu, Psiotein Gasot. C'era una famiglia a Gerusalemme che era abituata a fare grandi passi, camminavano facendo grandi passi. Vayub Toluten Nosrot, e le loro ragazze, le giovani ragazze, perdevano le imene a causa di questi grandi passi. Asolem Kvalem Vetiru Shashelbenem, perciò fecero delle catene sulle loro giarrettiere, collegarono le catene per e raccorciare i loro passi. Shelo
שלא יהיו פסיעותיהן גסות, אפינקי הילור הפסי נוסיינו תלמטי גרנדי, ולא יהיו פתולותיהן נושלות. ללא רואי מנה, נון פרסו ללא רואי מנה פיו. איתר באור רב ירמיה. רב ירמיה, קוסטו פונטו, סי ריזבליו, כאילו, הוא סוג'טו מוטו אינטרסנטי. אמר לו, ישר, אביתי רג'ונה, וכן אמר רבי יוחנן, אינפתי כוסי עדיתו רבי יוחנן. כי אתר רב דמי, אמר רבי יוחנן, עד אסנס, איצ'י כל קוזלטרו, forse perché menziona Rabbi Yochanan, allora menziona anche qualcosa che ha detto Rav Dimi, veramente che non c'ha nulla a che vedere con la nostra Gemara. Minaina ricol shu shu tame, da dove sappiamo che un pezzettino di tessuto, non un pezzettino di tessuto che è stato tagliato da un pezzo di tessuto grande, perché abbiamo già studiato, se vi ricordate, abbastanza da Pim fa, che la minima misura di un tessuto affinché sia suscettibile all'impurità è di 3 dita per 3 dita, 3 dita quadrate. Invece qui dice che da dove sappiamo che un pezzo di tessuto che è stato creato così com'è, se c'è uno scopo qualsiasi per usare questo pezzettino di tessuto, allora è suscettibile all'impurità, anche se meno di 3 dita per 3 dita. Da dove sappiamo ciò? Ciò lo impariamo? Mitzitz. Tzitz è quel frontale che il Kohen Gadol aveva sulla fronte, era una striscetta di una piccola placchetta d'oro sulla quale erano scritte le parole Kodesh Hashem. E ho preparato qui e per fare c'è una machloket come era scritto questo, perché siccome c'è l'opinione che la parola Kodesh non doveva essere scritta prima della parola Hashem, Kodesh La, Kodesh La Hashem, Kodesh La deve essere scritto dopo Hashem, ma come si fa a scrivere Kodesh La Hashem e dopo, se Kodesh La Hashem la frase è Kodesh La Hashem prima di Hashem? Perciò ci sono diverse opinioni che era scritto così, o una veramente hanno scritto il nome di Hashem prima e poi Kodesh Le di sotto, oppure qui Kodesh La, la seconda riga, e Hashem di sopra, oppure Kodesh La, però il Kodesh era scritto dopo e Hashem, la riga sottostante, era scritto prima. Ci sono opinioni secondo i paschim come era scritto. Perciò dice che siccome il tzitz aveva due dita di larghezza, che sono meno di tre dita, perciò da ciò impariamo che un pezzettino di stoffa di questa misura, anche se è meno di 3x3, anche è suscettibile impurità. È bene di sapere che quando c'è scritto la Gemara Shutame non vuol dire che è impuro. Shutame si intende che è suscettibile impurità. Amale Abai Vezitz Arigu, come puoi dire così? Come puoi imparare questo da Tzitz? Se Tzitz è una placchetta d'oro e te stai parlando di un pezzo di tessuto. Batania Tzitz che min tasche zahav ברוחב שתי אצבעות, הוא מוקף מאוזן לאוזן. וכתוב עליו בשני שיטים, אין דוי ריגה, י' ו' ק', אין עומד ישם, למעלה, וקודש, לעמד קודש למטה. ואמר רבי אליעזר, עדתו רבי אליעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי. שנות הגמרא כרקונטה, כאילוי רבי יוסי, רבי אליעזר ברבי יוסי, סטטו רומא, אינטרטו דנטרו dove l'imperatore teneva tutti i suoi tesori e ha visto questo tzitz, ha visto il tzitz proprio lì. C'è un'altra Gemara che racconta anche che ha visto la caporet, c'è una Gemara, una machloket la Gemara, se la caporet e se il Kohen Gadol di Yom Kippur aspergeva il sangue direttamente sulla caporet o di fronte alla caporet. Allora lui dice che l'ha visto a Roma e ha visto delle goccioline di sangue, vuol dire che aspergeva sulla caporet. Comunque,
Dice, io sono stato a Roma e ho visto che Kodesh Hashem, Bishitachat, è scritto in una riga normale, non c'erano due righe come dite voi. Però i Chachamim non hanno accettato la sua opinione. Chissà le Kravdimi le Nerda, quando Ravdimi andò a Nerda, mandò una missiva e scrisse: Dvarim shamati lachem ta'ut enbiati. Quello che vi ho detto, quello che ho detto prima, che Ravdimi ha detto: Minai la ricol shoushutame mitzitz, che abbiamo studiato dal tzitz, che un tessuto di una misura qualsiasi è tamè, è un errore. E perciò così hanno insegnato. Kach amru, mishum Rabbi Yochanan. Minale tachshit kol shehu. Cioè, da dove sappiamo che un ornamento di una misura qualsiasi, cioè una misura molto piccola, sheutame, che è anche suscettibile impurità, mitzitz, lo impariamo da tzitz, perché tzitz è anche più piccolo, di tre dita. Minale arikol shehu sheutame. E dove sappiamo che un tessuto, un pezzettino di stoffa che ha meno di tre dita, per tre dita, anche suscettibile a impurità, mi obeget, perché c'è scritto riguardo all'impurità causata da Shrazim, e ci sono otto Shrazim, otto rettili nella Torah, menzionati dalla Torah, che sono particolari, che causano un'impurità particolare riguardo a questi rettili. E lì c'è scritto mi obeget, la parola è superflua o, perché la Torah avrebbe potuto dire ve beget. E perciò da ciò impariamo questa legge, che anche se questo pezzettino di stoffa ha meno di tre dita, anche è suscettibile di purità. Tarabanan, abbiamo studiato una verità, arikol shehutame, un pezzettino di stoffa di qualsiasi dimensione, se naturalmente si tratta che la persona ha necessità di questo lembo di stoffa, di questa misura, che c'è qualche uso per questo, perché se una rimanenza di qualsiasi cosa non riceve impurità, abbiamo già detto che è stato tagliato da un pezzo di stoffa grande, non, e la minima quantità è tre dita per tre dita. Betachshit kol shehutame, e anche un ornamento, anche è suscettibile in purità, che se è più piccolo, che abbiamo imparato dal tzitz. Arig betachshit, se c'è un ornamento che è fatto parzialmente da un gioiello, diciamo d'oro per esempio, e però fa anche parte un lembo di stoffa, anche una piccola misura, che è di piccole dimensioni, da me anche è suscettibile impurità. Musaf sak al beged shetame mishum arik. E a parte questo, e veramente questa è una cosa che non ha veramente nulla a che fare con questo che stiamo dicendo adesso, che è un pezzettino di stoffa è fatto, no scusi, un pezzettino di sacco. E sacco, la parola sac in ebraico è la stessa parola come sacco in italiano. E un pezzettino di stoffa fatto da peli di capra, perché a quei tempi qualsiasi cosa, tutti i sacchi erano fatti di peli di capra. Perciò dice qui Musaf sak alla beget shetame mishumarig, che un pezzettino di sacco fatto di peli di capra è più suscettibile ancora di più di un lembo di stoffa che è tessuto. Amarava arikol shutame, un lembo di stoffa di qualsiasi misura è suscettibile. E questo lo impariamo mi o beget, dall'espressione della parola superflua o che si scattora o beged, o beged. Tershit kol shehu tameh mitzitz, è un gioiello anche di piccole dimensioni, lo impariamo da tzitz. Arig vetershit kol shehu tameh è un gioiello che è parte gioiello e parte
è un tessuto, che è lo stesso oggetto, contiene una parte che è gioiello, una parte tessuto, anche se di piccole dimensioni, anche è suscettibile in purità. E ciò lo impariamo Mikol Klim Maase, poiché c'è scritto riguardo a Midian, quando gli ebrei sono andati in guerra contro i midianiti, che li avevano accusati di peccare, come abbiamo già menzionato prima, e siccome lì c'è scritto Mikol Klim, da qualsiasi utensile che aiuta a fare qualche opera con questo utensile, perciò da ciò impariamo che è suscettibile in purità. Amaleum Mirabanan le Rava Aub Minyan Ktiv, ma questo dice, gli disse un saggio Rava, ma ciò che è scritto lì riguardo a Minyan, a Midian, questo si tratta solo di impurità di un morto, ma come sappiamo che è suscettibile anche a impurità di un rettile? Amar lei rispose Rava, Gamar, Kol Kli Meatam. Siccome c'è scritto anche riguardo ai Shrazim, riguardo ai rettili, c'è scritto anche Kol Kli, e riguardo a Minyan, alla guerra del bottino di Midian c'è scritto anche Mikol Kli. Allora studiamo Gzera Shavah. Gzera Shavah è un studio che, siccome ci sono due espressioni uguali in due casi diversi, e ciò una particolarità che è caratteristica di uno soggetto, viene applicata anche all'altro caso, all'altro soggetto, per il fatto che hanno un'espressione comune, la stessa espressione, e questo si chiama Gzera Shavah. Perciò, siccome i Midian erano impuri a causa di impurità dei morti, perché avevano ammazzato i Midianiti, e perciò ciò che dice qui, che era suscettibile a impurità a causa dei morti, e perciò quel saggio chiese a Rava, ma veramente questo è solo riguardo a impurità dei morti, come lo sai riguardo a impurità di rettili? Allora rispose Rava, perché c'è scritto Kol Kli anche riguardo ai rettili, la stessa espressione, perciò impariamo che riguardo ai rettili anche un gioiello che è fatto parzialmente di metallo e una parte di stoffa anche è suscettibile a impurità. Terminiamo qui, però prima di terminare vorrei migliorare qualcosa che ho spiegato riguardo alla campana. Che la Gemara dice Hatam kabaula le kala bekavit maase, che riguardo alla campana hanno bisogno, uno ha bisogno del suono, è interessato a avere il suono, è interesse avere il suono. E anche bekavit maase ho spiegato che fa un'azione, però vorrei migliorare, vorrei spiegare meglio che si tratta, kavit maase si intende che ha una funzione, ha uno scopo, che questo utensile ha un uso particolare. Questo che si intende Kavit Maase. Io ho spiegato che Kavit Maase che fa un'azione, ma per spiegare meglio si intende lo scopo dell'utensile. Ok, terminiamo qui. Grazie per l'ascolto.